Buongiorno, ben trovati a Mattina Live. Anche oggi tanti temi di cui disquisiremo nel corso della mattinata e cominciamo presentandovi due artisti che sono davvero di grande eccezione, di grande eccellenza nel nostro panorama musicale. Il buongiorno a Maurizio Capone, ben trovato. Maurizio, come stai? E Genna Romano, buongiorno, ben trovato. Diciamo per l'appunto, come dicevo prima, due storici musicisti del nostro panorama musicale, ma soprattutto leader di due band che davvero hanno fatto la storia della nostra musica e tra l'altro due artisti poc'anzi presentati che quest'oggi si uniscono per presentare un progetto musicale nato appunto dal frutto della loro collaborazione attraverso un brano, un singolo davvero speciale così intitolato La Memoria, che per l'appunto oggi racconteremo insieme a loro. Beh, complimentissimi, noi non vediamo l'ora quindi di ascoltare questo singolo, quindi se siete d'accordo io direi di immergerci nell'ascolto di questo singolo insieme al nostro pubblico e poi lo racconteremo. Lo commenteremo qui nei nostri studi fra pochissimo. Intanto ascoltiamolo insieme. Se non avessi visto correre Pantani, se non avessi amato le canzoni di Ciampi, se non avessi visto c'eravamo tanto amati, Ghost Dog, Malcolm X, e c'è bom, che sarei senza la memoria, che farei senza la memoria. Mi basterebbe guardare la vita degli altri dai telefonini come dai buchi delle persiane. E negli ultimi vent'anni purtroppo la legna da ardere è solamente questa. E allora, io chi sono? Se non mi guardo indietro mai, tu chi sei? E che futuro avrai? Parlare, guardarsi, parlare, sentire, vedersi, toccare, provare a volte a farsi del male. Di me, tu con quali occhi oggi guardi il cielo? Abbiamo parcheggiato le nostre anime fuori questi bar della solitudine, senza incontrarci, senza guardarci, non abbiamo più memoria. Parlare, guardarsi, parlare, sentire, vedersi, di me, se sai parlarmi ancora, guardandomi negli occhi, guardandomi negli occhi. Ogni cosa col tempo diventa più normale e logica, conquistando nell'assurdità anche una sua verità. Se non avessi visto Diego Maradona, se non avessi amato la musica reggae, se non avessi mai visto Sacco e Vanzetti, Blow Up, Betty Blue, e c'è Bombo, che sarei senza la memoria, che farei Non perdiamo la memoria appunto è brano che abbiamo poc'anzi ascoltato di Maurizio Capone e Genna Romano, questa collaborazione che naturalmente manda un messaggio molto importante. Maurizio, innanzitutto complimenti per questo brano piacevole, orecchiabile e denso di significato, perché al centro c'è la volontà di non dimenticare, no, l'importanza della nostra conoscenza storica attraverso la memoria e quindi in questo caso la musica si fa portavoce di tale valore. Sì, in effetti la musica è
un conglomerato di memoria e di futuro, quindi per noi è molto scontato per certi versi avere attenzione per la memoria, per il passato, pensando al futuro, mentre invece notavamo che nella società questo processo si stia un po' perdendo, no? Soprattutto in questo scenario storico un po' confuso e delicato, esatto. Diventa e quindi ancora più fondamentale. È sembrato giusto raccontare e sottolineare l'attenzione verso questo fenomeno e questo evento così importante che è il ricordo, no? Ricordare quello che è successo. Poi oggi siamo insomma in una giornata particolare, il giorno dopo la cattura di Matteo Messina Denaro, che comunque da 30 anni, esatto, quindi è una data memoria, storica, no? Questa è una data che appunto segneremo appunto negli annali della storia e che per l'appunto dovremo ancora ricordare questa generazione come, esatto, valore sempre proiettato a quello che è il concetto della legalità e allontanare appunto i ragazzi dalla criminalità organizzata. La musica si fa portavoce anche di temi sociali così importanti, come in questo caso, però stiamo un po' spiegando la motivazione. Però come nasce questa scintilla in questa vostra nuova collaborazione? La fonte di ispirazione quando è che avviene? Beh, noi ci siamo sempre più o meno corteggiati musicalmente parlando e quindi ci siamo incrociati in varie rassegne musicali, poi abbiamo avuto modo di collaborare con Maurizio in qualche ospitata di dischi. Poi c'è una cosa che ci accomuna, è questa ricerca sugli strumenti musicali, nel senso che lui lo fa nel mondo della percussione e io nel mondo delle corde, diciamo così. Quindi siccome non ci accontentiamo più o meno degli strumenti standard, andiamo a creare, alla modificare, no? Sì, è questa cosa che ci ha poi spinto a immettere questo modo di fare nella forma canzone, in particolare in questa qua. In questa particolare che abbiamo appunto ascoltato questa mattina e attraverso di essa, al di là del valore etico-morale, c'è comunque la possibilità di aver trascritto in musica e raccontato in musica personaggi e figure iconiche, importanti, fondamentali, che comunque hanno ripercorso un po' anche la storia della musica. Ma non solo della musica, sì. Citiamo anche alcuni film, citiamo delle cose particolari siamo comunque a cavallo di due secoli, siamo, esatto, forse l'ultima generazione a cavallo di due secoli, e quindi abbiamo vissuto un certo approccio alla cultura, all'arte, allo spettacolo, al teatro, al cinema, e questa cosa ci è rimasta, nel senso che oggi ci sarebbero ancora più mezzi per i giovani per approcciarsi e ricercare cosa c'è stato prima nella musica, nel cinema, nel teatro. Eppure c'è una sorta di superficialità ad andare a cercare cosa è stato fatto prima. Cosa è stato compito appunto un po' degli adulti, no? Riuscire a rivocare quelli che possono essere gli strumenti o comunque gli aspetti fondamentali, in questo caso per quanto riguarda la musica, e che hanno fatto la nostra storia. Abbiamo apprezzato anche molto il video, Maurizio, no? Quindi immagini che per appunto ci restituiscono, come dicevo prima, delle immagini un po' distopiche rispetto al mondo di oggi e che appieno descrivono il senso del pezzo. Non è casuale, no, la scelta dell'immaginario scenografico. Assolutamente, a parte ringraziamo Carmine, il nostro videomaker, che è stato veramente eccezionale perché ha creato questo video. Però in realtà sì, anche il video mantiene questo doppia lettura, no? Tra il bianco e il nero, quindi ogni tanto si vede questo antico e invece poi la luminosità dei colori che rappresentano più la modernità. Quindi sicuramente anche nel video abbiamo cercato di mantenere. Devo dire che questo brano è nato ed si è sviluppato in una maniera rapidissima, in 3 giorni penso. Sì. Abbiamo fatto tutto con un tempo veramente rapido, proprio perché c'era tanta voglia di farlo e tanta... appunto tanti contenuti da voler raccontare, però sempre in una maniera, come vedi, molto leggera, perché comunque, ecco, tu prima parlavi del coinvolgimento dei ragazzi, quello va sempre fatto con morbidezza, con amore e rispetto, perché se noi vogliamo presuntuosamente imporre la nostra ideologia, naturalmente non arriviamo a nessuna parte, no. Quindi dalla possibilità a loro di scegliere, però per scegliere bisogna conoscere, bisogna sapere. Tra l'altro, ecco, non a caso
caso oggi abbiamo ascoltato questo brano La Memoria, che va un po' a coincidere con fra poco una data molto importante, perché si avvicina la ricorrenza del giorno della memoria, che per l'appunto sappiamo cade il 27 gennaio di ogni anno in tutto il mondo per commemorare le vittime dell'Olocausto. Questa è una pagina di storia terribile che abbiamo il dovere di ricordare, di commemorare, affinché episodi del genere non accadono più, sebbene oggi in realtà ci ritroviamo, no, dinanzi a delle scene drammatiche che ci ricordano quel periodo storico. In quest'ottica la musica diventa, come dicevamo prima, quel motore, no, per svegliare un po' le coscienze, almeno per aiutare le nuove generazioni ad intraprendere quella che è la giusta strada, il giusto percorso, a non essere, non chiudere gli occhi dinanzi all'orrore, non voltare le spalle. Sì, un gesto artistico sicuramente arriva più lontano tante volte di un ragionamento, perché non passa attraverso la razionalità, ma va direttamente a toccare le corde emotive. E quindi noi sappiamo, e io e Gennaro siamo particolarmente attenti a questo discorso, cioè il fatto di proporre con delle emozioni anche dei concetti alle volte importanti, no? Però appunto, come ti dicevo prima, con una modalità molto leggera e che deve cogliere direttamente l'emozione, no? Un po' anche il discorso degli strumenti. Io suono praticamente la spazzatura, però non è un'ostentazione né di creatività, è proprio... Infatti ricordiamo che tu sei fondatore proprio di Bungt Bangt, di uno stile di musica totalmente diverso, no? La capacità di riuscire a far vibrare qualsiasi oggetto al di là dello strumento in sé per sé. Sì, e questo mi dà l'opportunità e la fortuna di poter raccontare un mondo senza doverlo spiegare a parole, ma basta che prendo appunto un barattolo e lo trasformo in musica, che già arriva il messaggio. Un messaggio per l'appunto che deve arrivare ai ragazzi, l'ascolto è in quest'ottica il primo step al di là, ecco, poi della notizia che bisogna poi dare ai ragazzi, in questo caso la conoscenza della storia, l'importanza della memoria, farlo attraverso la musica è il primo step per coinvolgere, no, le nuove generazioni. Beh, l'evoluzione della forma canzone in generale è stato un po' il segno dei tempi, nel senso che le generazioni a partire dagli anni 60, 70, 80 sono stati scanditi dal modo diverso di vestire la forma canzone. Questa è una cosa che va sempre tenuta presente, anche perché la possibilità di dire delle cose in tre minuti in modo sintetico, questa capacità di sintesi che poi si sposa con il suono è quella che riesce ad arrivare a generazioni diverse in un periodo diverso. Esatto, avete, come dicevo prima, avete unito diversi stili in un mix di suoni e di esperienze, appunto fondatore di Bungt Bangt, invece frontman dei Letti Sfatti, abbiamo ascoltato La Memoria, quindi questa vostra bellissima collaborazione che unisce per appunto il vostro sound, le vostre esperienze musicali. Che cosa dobbiamo aspettarci dopo La Memoria, vi chiedo? Abbiamo altri progetti in collaborazione? Ma pensavamo di fare anche dei live, sinceramente, proprio perché avendo questa passione per la musica suonata e anche per gli strumenti, volevamo provare a fare un progetto, insomma, dove anche l'esibizione diventasse parte di questo brano, cioè partisse da questo brano per arrivare a fare anche dei live. Ulteriori nuove sperimentazioni musicali. Esatto, sì. Maurizio, così? Sì, in realtà ci siamo trovati a fare questo brano che è venuto da sé, non ci avevamo pensato di farlo, ci siamo incontrati per una rassegna, è venuto l'idea fuori, quindi non abbiamo programmato come di solito oggi si usa fare tutta l'uscita del singolo, poi il live, e siccome avevamo già programmato altre cose singolarmente, finiremo sicuramente questi lavori per poi... Quindi ci sono altre progettualità che sicuramente racconteremo qui al nostro pubblico di Mattina Live in esclusiva. Grazie a Gennaro Romano, grazie a Maurizio Capone per averci deliziato e aperto la nostra mattinata con questo brano di grande valore sociale e non solo, di grande sperimentazione musicale, La Memoria. Grazie davvero, complimentissimi, noi ci ritroviamo fra pochissimo, restate con Mattina Live, pubblicità.